amici di Sicilia Cabaret, benvenuti a questa anteprima di questa 12esima puntata. 12 come è il numero perfetto, perché? Perché 12 è il numero perfetto? Perché è il 12esimo uomo in campo e siete proprio voi là, seduti sul divano, a casa, che ci state guardando, siete voi la nostra forza e questa puntata è dedicata proprio a voi. E come potete vedere arrivo da questo ascensore, perché? Perché sono a un livello superiore, da dove si vede il teatro dall'alto, dove si vedono tutti. E chi gestisce il teatro dall'alto? Coloro che ci permettono di avere questo. Dietro la telecamera c'è uno di loro, uno dei nostri tecnici. Eccoli là, Antonio è dietro questa telecamera, ma noi andiamo a conoscere proprio il reparto regia. Vieni Antonio, andiamo a vedere i nostri amici tecnici come si preparano a questa anteprima. Attenzione, eccoli qua. Guardate, stanno lavorando la regia, come potete vedere. Salve, qua c'è Vincenzo, buonasera. Il nostro microfonista, buonasera, il nostro Camillo Cusimano. Che tra l'altro, Camillo, dobbiamo dire questo aneddoto, okay, che voi non sapete. Quando c'è il nostro, diciamo, come c'è il classico merda, no? Quando si dice merda, dai. No, non dice quello che c'è dopo. Andiamo avanti. Lo dedichiamo a lui. Perfetto, ragazzi. Qua abbiamo tutto il nostro staff al completo, guardate. Ovviamente con i loro mixer, tutto pronto. Da qua gestiscono, da questo acquario. Ragazzi, come si vede da qua Sicilia Cabaret? Bene o non bene? Benissimo, un po' piccolo ma benissimo. Lui è Giorgio Marino. Bene ma non benissimo, dice Danilo, benissimo. La mia fotocopia, ovviamente il mio omonimo. Però io, Giorgio Marino, vorrei spendere una parola, perché la gente... Spendiamo, queste persone non li conosce perché non sono sopra il palco come noi, ma loro sono dietro, e senza di loro questo programma non avrebbe senso, perché non ci sarebbe un microfono, non ci sarebbe la musica giusta. Loro sono veramente la forza di questo programma e io li voglio ringraziare qui, ma non perché, perché se lo meritano, sono dei ragazzi d'oro, e soprattutto questo ragazzo qua, Giorgio Marino, che tra l'altro è una splendida persona come lo sono tutte. Ecco qua, guardate, guarda, si sta concentrando, lui non ama la confusione. E infatti io ci segheranno nell'orecchio. Va bene, dai, ragazzi, li lasciamo preparare. Antonio, inquadriamo un pochettino di persone che stanno per prendere posto, gli spettatori, guardate, piano piano si va riempendo il nostro teatro, pronti per questa 12esima puntata. E allora Antonio, guarda Danilo, guarda che bel ragazzo serio. Allora Antonio, che cosa andiamo a fare? Andiamo a conoscere il retroscena di questa puntata andando nei camerini direttamente dai ragazzi di Sicilia Cabaret. Andiamo dal nostro Maurizio Asciutto. Buonasera. Il nostro coreografo dei nostri stupendi balletti. Ciao ragazzi. Maurizio, che ovviamente vestito di bianco-nero perché ha preso un bel dispiacere, è successo un paio di due settimane fa. È tornato fresco da Torino. Da Torino, però ovviamente questa andrà in onda quando la Juventus è già fuori anche da tutto. Il calcio è bello perché pulisce tutto, soprattutto l'Ajax. Bene, e allora, e invece Nino Balistrelli, Nino, che stai facendo? Che cosa stai facendo? C'ho un crampo, ok, amore. Ma come un crampo? Ragazzi, quanti anni hai, Nino? Dillo alla gente veramente quanti anni hai. No, non si può dire, noi gli artisti non diciamo mai quanti anni abbiamo, perché sennò me la vanno a chittare. E ti levano anche la 104. La 104. Bene, Antonio, andiamo a conoscere chi realmente si prepara da professionista e chi, se non lui, guardatelo, Rosaria Lagna, che sta studiando Shakespeare, ma stasera non è... Ma stasera dirò, io sono Gianni. Ma come? È come direbbe magari in Romeo e Giulietta, io sono Gianni. Gianni o non Gianni? Questo è il problema. Ah, quello è Shakespeare. Quello è Shakespeare. Però Romeo e Giulietta come farebbe? Oh, Romeo, perché sei tu Romeo? Ma io veramente sono Gianni. Hai visto? Grande, dire. Ragazzi, grande. Lo voglio bene. E invece io volevo sapere una cosa da te. Buonasera a tutti. Piero Denz, ovviamente Piero Salerno. Ma secondo te, voglio sapere il clima, il meteo, come saranno le previsioni? Il tempo. Il tempo è denaro, figlio. Sei sempre bene le alzate. No, il tempo com'è il tempo? E non lo so, lo usciamo, andiamo a vedere. Ah, quindi così controlli se c'è poi. Certo, se piove sento che cade l'acqua. Ecco. Se non cade l'acqua vuol dire che non... Avete capito come fare le cose? Piero Enzo, io ti giuro, io ti adoro. Dimmi, vuoi dire qualcosa alla gente che magari... Questa è la 12esima puntata, siamo agli sgoccioli, eh? Così, se ne va. Guardate, venite ragazzi, guardate.
guardate, guardate. Stanno qua parlando di social, di Instagram, vero? Sì, Facebook. Sì, sì, sì. E cosa state facendo? State guardando le donne nude? No, no, no. No, 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 quello mai, mai. Però stavamo commentando. Che cosa? Ti guardi al. Sì, allora, perché siamo talmente egocentrici che ci guardiamo noi stessi attraverso noi. Figurati che io non sono per niente egocentrico, a casa mia solo specchi. Solo, quindi figurati. Solo specchi, solo. Infatti ci teniamo a dirvi appunto di seguirci nei nostri canali Instagram. Ecco, poi. E poi? E poi cambia canale perché. Ecco, guarda, tre persone per pettinare una persona che non ha capelli. Questo vorrei capirlo. Aspetta. Cosa state facendo? Usiamo le Coca-Coline per. Che cosa? Le Coca-Coline per la lucentezza, no? Ci vuole tutto l'impegno. Ragazzi, aspetta un attimo però, perché per la lucentezza ci vuole la lacca. No! Aspetta, aspetta. No, basta, ragazzi! Lo state rovinando! Il nostro Batman, no! Signore, venite qua. Voglio andare al reparto amicizia. Siamo. Guarda, i comici. Ci vogliamo bene, siamo tutti amici. Sempre amici, cosa gira a cabaret, sì, tutto amore, quello per noi, per voi, yeah. Che bel messaggio, che bel messaggio, l'amicizia che ci lega, è veramente, l'amicizia Sicilia Cabaret, il musical. No, no, veramente, questo è veramente. Bene, l'amicizia che ci lega. E soprattutto cosa che ci lega a noi? I capelli. I capelli. E invece voglio farvi vedere un'altra novità di quest'anno, le Blue Sister, due ragazze splendide, due professioniste. E soprattutto ci amate. E soprattutto vi amate. E fra moglie e marito, metteci un tignuso, vedi che cosa succede. Allora ragazzi, 12ª puntata, questa esperienza come l'avete vissuta? È molto bella e familiare, perché sono tutti ragazzi veramente fantastici. Quindi ci hanno accolto, ci hanno voluto bene da subito e andiamo avanti. Ma come non volervi bene, ragazze? Paola e Betty, ma come non volervi bene? Chiudiamo con un bel bacetto qua. Mua! Viva le Blue Sister! Ragazzi, prima di andare sul palco e vedere gli ultimi dettagli, gli ultimi preparativi, guardate, guardate chi si prepara, ovviamente recitando, ma chi si prepara cantando, perché lei è una grande cantante, la nostra lirica grande. Giuliana Di Stefano, che è veramente una concia che cantava i Badaboom. Buonasera, sì, a quella tutti. Che cantava. Quella con i è una dei Badaboom. No, sono quella dei quella che sta con quello. Quello. No, perché c'è Alessandro che è bravo. Ah, tu sei quella. Quella che sta, esatto, quella che sta con Alessandro. Ci vogliamo bene. Giuliana, 12ª puntata, ragazzi, siamo agli sgoccioli. Sì, sgocciolissimi. Poi saremo in giro per tutta l'estate, in tutte le piazze siciliane. Sì, sì, sì. Ci trovate a Mondello. No, siamo in giro per la Sicilia. Quindi, Giulia, vuoi dire qualcosa agli amici di Sicilia Cabaret? Sicilia Cabaret finisce fra poche puntate, però noi siamo sempre in giro, continueremo a stare in giro, quindi seguiteci fino all'ultimo. Vuoi dire qualcosa, bene, tu che li stai osservando da lontano? Sì, una cosa la vorrei dire. I Manopoes. No. E allora ragazzi, stiamo per iniziare. È tutto pronto. 12ª puntata, Sicilia Cabaret. Restate incollate ai televisori, non cambiate canale, altrimenti... Ma hai dicendo vieno, vuoi fare un babbo? Hai visto? Clockwork, so we got perp and we got work. Tell Riri I go re told it. On the remix, had to re-record it. On the CD, DVD, and TV, MP3, see me for it. Cuckoo for your cuckoo. Universum Dance Studio. Watch this. Buonasera! Benvenuti dal Teatro Jolly di Palermo per la terz'ultima puntata di Sicilia Cabaret. Ne mancano tre, questa mancano compresa, tre, compresa, questa compresa questa, certo, questa certo, compresa. Certo, compresa questa qui è... Questo è il blocco verde, il blocco dell'informazione, il blocco dove si parla di cose alte attualità che abbiamo, tipo un TG. No, quello che fai tu però. Ma come no, benvenuti a TG1. Signori e signori, Lucia. Buonasera a tutti, sono Lucia Annunziato.
cagata. La cagata per fare questa minchiata, per essere più nudo. Noi più giornalisti. Meno male che siamo alla frutta. Partiamo ragazzi. Subito con la rubrica che aspettano tutti. Oggi parliamo di pentiti, di mafia, con la nostra Serena Attratti. Ah. Benvenuti nella rubrica Folklore e Cultura del TG1. Sono Serena Attratti. Oggi parleremo di una delle piaghe peggiori del nostro paese, la mafia. Di fronte a me abbiamo un collaboratore di giustizia che ha deciso di rilasciarci un'intervista esclusiva. Salve, da quanto tempo è pentito? Un anno. E ci vuole raccontare qualcosa? Raccontare? Io voglio fare direttamente nome. Bravo. Allora, per cominciare la famiglia Popurullo. Poi il clan degli Esposito e per finire Cammello Buffadeci, detto UTC. Chiudiamo il servizio e della vostra Serena Attratti è tutto legno allo studio. Stacca sta cosa. Okay. A che faccio sto un nome, ma cucino me lo tripita. Guaccio tu lo sai come ti chiami, toro sciancato. Io non ci vedo da fare un nome che mi cucino me lo tripita. Oh, che tu fa con mamma. Ma chi hai? Stacca, vabbè, grazie. Chi sono i tuoi giorni? Un applauso a Serena Attratti. E adesso parliamo di un problema, le buche nelle strade di Palermo. Di questo dobbiamo occuparci. E parliamo di questo, ce ne parlerà il nostro 100% Brunello. Okay. A Borraccia! Ci troviamo qui in un chiaro caso di amministrazione menefreghista. Come sappiamo la città di Palermo è piena di buche e loro cosa fanno? Le riparano. Ma così, se passiamo con le macchine, foreremo mai una ruota? Distruggeremo mai il semiasse? Danneggeremo mai gli ammortizzatori? E così non togliamo il lavoro ai gommisti, ai meccanici, ai carrozzieri? Oh, ma dove siamo arrivati? È tutta quella gente che studia giorni e giorni nuovi metodi per raggirare le assicurazioni? Ma poi no. Non lamentiamoci dei cosiddetti cervelli in fuga. Ma l'intelligenza va premiata. Ma che se ne andassero? Grazie al mio intervento io ripristinerò le buche nel manto stradale creando nuovi posti di lavoro. Oh, no. Non ringraziatemi. Ma da Palermo è tutto, a voi la linea TG, uno. Ma che fa? Ma che applauso! Bravo, bravo. Lavoro per tutti, lavoro per tutti così. Ma passiamo, visto che diciamo sono giorni belli, vogliamo sapere che tempo fa e lo facciamo col nostro meteo. Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo. Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia. In tutta la Sicilia arrivo bassa pressione. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Ma andiamo a dare uno sguardo ad alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Aggira. State attenti perché il maltempo si aggira dalle vostre parti. Sclafani i bagni, temperature in aumento. Vi potete fare i bagni. Chiaramonte, bel tempo. Non poteva essere altrimonte. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG. Uro! Grazie, così si conclude un'altra puntata di TG Uro! L'odio in tutte le vesti a quello. Va bene, adesso andiamo in pubblicità e poi si ritorna col blocco dedicato ai ragazzi. Vai con Sicilia Cabaret! Blocco verde dedicato ai bambini ma anche ai papà, che andiamo verso questa nuova tendenza, i papà che fanno la mamma, ossia il mammo. Ormai lo sapete tutti, per me l'educazione è importante. Sì. E per questo ho insegnato a mio figlio i veri valori della vita. E con tanto sacrificio e impegno ci sono riuscito. Si fa, oh papà! Quante volte ti ho detto che a quest'ora devi andare a letto? E ovvio che no, ve la faccio piccente su quel cadetto all'onni c'è ancora passato come un pedidozzo! A colpa mia che accattavo 55 pollici, ma te sale tutto maneato! Ma chi fa? Sagaleno mala! Quando c'è ciao Darwin, si mette là davanti e la tocca tutta! Ma cosa, la televisione? No, a ballerina! Ma che c'entra? Sì. Vabbè. Oh! Il telefono, mia moglie. Risponda, vedo che c'è la chiamata.
Amore? Pronto, amore, ma c'è stato il terremoto. Fora un usaccio. Rinza c'è tuo figlio, però. Ottane, sono già da zucco. Ma lascia perdere, ma i bambini non se ne fanno, non è detto. Va bene, e con il blocco dedicato ai ragazzi oggi non può mancare che mio nipote, Lello. Mio nipote Lello. Sette. Come fini? Ormai pure io sì, sono entrato. Sì, domande tu stesso. Cioè, no, come... no, perché ormai tutti ti seguono. Sì, è bellissimo. Cazzo, allora adesso posso parlare. E quando sono fuori dal teatro me le porto die. Anzi, a can. E chiedete okay. Un po' che annunto. Illusioni che questo è un blocco verde. No, so, non ti preoccupare, zio. Però che succede? Tu dici, io ieri sono andato all'ospedale. Perché se è successa una cosa blu. Se sento male Alessio, mio cugino. Con il nome cugino, tu. No, giuro. Mio cugino, stavano vedendo. Racconta che questa cosa mi interessa. E praticamente è andato all'ospedale, non sapeva che cosa aveva. Dice, forse c'ha la tubercolò. Sì. Forse c'ha la trombò. Sì. Forse c'ha una parè. Sì. Mica, tutto cosa, vi sta morendo. Ora chiudo. Ah, io penso che ma tu, perché il cugino sa con chi adesso? No. Invece no. Meno male. Però a Cherolla, giustamente, mi sono messo a fare le foto in tutti i reparti. Ho preso un sacco di like su Instagram. Perché? Ho fatto la foto di reparto cardiologia. Ho preso 1000 like. Ho fatto la foto di reparto oculistica. Ho preso 1000 like. Ho fatto la foto di reparto malattie infettive. Hai preso 1000 like. No, pigliavo un po' i monini. Che c'è? La capita. Ho dovuto prendere le medicine. Ne. Perché tre? Perché pigliavo già prendo lo yuan. Calma, un casino. State vieti, Cristian. Si diverte, non te. Però, giustamente, ero lì e che non potevo fare che le femminelle, guarda. Le femminelle in ospedale? Sì, è passata un'infermiera bellissima. Che idea? Bella. Però non l'ho chiamata, Giorgio, così tu non te la mia. E come le chiamavi? L'ho chiamata in un modo appropriato. Tipo? Ehi, sangue mio! E perché l'hai chiamata sangue mio? Perché facevi i prelievi. Cazzi, non è tutto tanto per dire. Non è tutto tanto per dire. E infatti c'è una logica su sì, lei. Ti dirò subito, ma che c'è? E le ho detto questo testuali parò. Lei. Che sono troppo preparati. E le ho detto così. Io con te farei un gio. Perché con te mi sento to. Eppure saporì. To. Ce l'è dire, c'è così. C'è un filo a queste mie piaci di Sardona. Sono sentato no, per il signor troppo. Ma che ti vai? Per averti basta po. Co. Tu sai spegnere il mio fuoco. Fuoco perché tutto intero? Perché pareva un estintore. Esatto, vabbè, visto che il blocco verde dura così poco, a questo punto vi piacerebbe qualcuno in grado di alzare il livello della serata? Casoglio! Ha detto alzare il livello, signor Matranga. Non credo che tu mi possa portare qualcuno che alza il livello. Ora vediamo, ora vediamo. Vi ho portato Gianni Lattore! Gianni, sono su, bravo Gianni! Come sia, signor Matranga, che artista che l'ho portato! È arrivato Gianni, è arrivato Shakespeare, è arrivato! No, Gianni è arrivato! Che c'entra? Non lo conosco a quel signore, io. Tutto a posto? Da sa che non ci vediamo, no? No, purtroppo ci vediamo molto spesso. Ci vediamo spesso, mi sembrava conoscente. Se ricordo, io sono Gianni, se certo lo ricordo. Ricordo. Ah, perché è importante che se lo ricordo perché magari se l'è dimenticato. Com'è? Com'è? Lei che numero c'ha? Non ho nessun numero. La salumeria aperta, dai, ma perché non... Perché evita di fare questi preamboli? Ci dica direttamente 10 volte Gianni. Gianni. È finito il pezzo. Ed è finito tutto. Bravo Gianni! Che artista, lei che lo conosce meglio probabilmente, io veramente. Impegnatissimo. Tutto il cosa fa? Fa un sacco di cose. Tutte cose, tutto il giorno faccio. Sì. La mattina mi sveglio sempre bello presto. Tipo? Il buon Gianni si vede dal mattino. Giusto, giusto. Il buon Gianni si vede dal mattino per questo. Grazie a Santo. Che lo sa. È la gente che lo ama, signor Matra. Ci può fare niente. Poi vado in bagno. Sì. Allora mi leggo il giornale. Tutto lo leggo per. E poi la sera invece vado a fare l'aperitivo. Sì. E che cosa prende l'aperitivo? Il Gin Tonic. Molto buono. Accompagna lui. Sì. Questo signore. Molto bravo. Siamo amici. Accompagna sempre, sì.
E perché? Metterà 104. È accompagnatore lui mio. Sono gli unici momenti dove sì. Mi fa ridere, quando lo prende in giro. Sono amico mio, sì. Grazie, signor Matrani. Ho potuto ogni un euro, euro. Poi in Ispaitia, questo qua, artista completo, ha girato un film in Asia con i suoi 7 fratelli. Veramente? Si chiama 7 Gianni in Tibet. 7 Gianni. Già, tutti Gianni ci chiamiamo noi, sì. Se no ci confondiamo, capisci? Sette Gianni in Tibet, la lettera. Le fan. Sì, la fan. Lettera ce l'abbiamo pure, tutte cose, ci abbiamo. Questo mi fa. E ti fa la segretaria. C'è l'ugno un euro, mezzo e contento. Sì. Un euro si può fare un sacchico. Taccato. Bravo Gianni, bravo Gianni. Un sacchico ce ne facciamo così. Stai diventando anche simpatico. Eviti di dire sempre Gianni. Così mi chiamo, così mi chiamo. Lo sappiamo, signore. La vuole diventare amico mio. Non mi tocchi da dietro. Vuole diventare. Ok. Ciao Gianni, sì, ciao. Io sono, ciao Gianni, sono io d'educazione. Sei troppo bello e mi fai sangue. Sai, per fortuna perché sogna anemico io. Magari non voleva dire questo, sì, tra l'altro. Tu gli fai sangue. Sì, speriamo bene. Ho scritto anche al signor Matranga che mi piace tanto, ma non mi ha mai risposto. A chi sono ci piace nei femmini a te? Matranga! È Fagolina, è Fagolina! È io! Fagolina! Ehi! Incontro! La vendetta della prima fila. Matranga, faccio un cono, Matranga. Ne spolicchia. Allora, ma sta confidente. Unisce pure per l'audienza. Amico mio per l'audienza, lo conosco, sì. Quindi adesso vorrei stare con te, sì. Chiamami al numero 34522, questo, faccio questo. Sì, la chiamo, questa me la impoppetto subito. Ma che faccio come se fa che lancio i bacini femminili. Ma chi gliela dà? Pronto? Ciao, sono Ugo. Senta, lascia te la chiesa. La pomigliare, ma... Blotti sono chi si spiegava il numero. Lo vedi che era Ugo? Lo mettiamo alla prova? Mettiamo alla prova. Cartone animato, Ratatouille. Va bene, lei arriva da dietro e dirà la frase: se continui a guardarti dietro non vedrai cosa hai davanti. Sì. Ok, va bene. Abbiamo la musica? Arriva. A faccio per la tana. Farà così Gianni. Se continui a guardarti dietro non vedrai cosa avrai avanti. Di chi so sbattevo con la macchina. Bravo Gianni. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Sicilia Cabaret, ora comincia. Poi Cabaret. Tra l'altro siamo un pochettino appesantiti dalla Pasquetta che è passata. Sì, è passata la Pasquetta, quindi siamo un pochettino. Perché tu che hai mangiato a Pasquetta? Ma mi sono mangiato di tutto, mi sono mangiato costolette di maiale, salsiccia, mezza mucca. Ma ripiena di porco, tra l'altro. Ma guarda che cosa brutta che stai dicendo. Poi passi questi messaggi in televisione. Nostri amici animali mangiati, vittici. Ma che ti hanno fatto gli animali, Tony? Che ti mangi mezza mucca, mezza cosa. Immaginati che una rariglia c'è utoatto invece della cosa. Immaginati questa cosa. Mi dispiace se arriva questo. Ma io non ho capito che ti hanno fatto. No, perché poi voi animalisti a farla prendere a male siete veramente. Ma noi siamo così. Mi scuso con tutti voi, però è una tradizione siciliana. Tu che hai mangiato? Non ho capito. Ho mangiato come sempre insalata. Aveva una vita che mangi insalata, sì. Verdure varie e una fetta di salmone. O Simone che cazzo ti fece? Non l'ho capito. Ma chi c'entra? Simone nena, ma manco padre, sta sempre muto. Ma tu chi ti caso muto ti mangi, non sì. Lo capito. Su Cristiano non ha fatto una resata quando ha cominciato. Mangiatello, che barì. Ma che barì tu? Vabbè, comunque, se stai organizzando scampagnato, qualche cosa. 25 aprile. 25 aprile, allora chiamati. Io vedi che mi chiamano il re delle scampagnate. Tia, ti chiamo il re delle scampagnate. A domaro fuoco, sogno numero uno. Sì! Di a tutti quanti dove eri a Pasquetta. A Parigi. Un bel ricocchio e niente. Non sono stato io. Ma stai scherzando? Non sono stato, è vero. Magari no, però. Allora in controtendenza, c'è una cosa, qua vi fate a scampagnate e mi iniziare a casa, non mi mangio né carne né pesce, mi faccio soltanto una bella tazza piena di latte. E che ti mangi? C'è un zuppa al biscottino. Raga,
No, dobbiamo fare una puntata, mia foto. Vabbè, lascia un messaggio. Lasciamo un messaggio che basta. Sei vecchio con queste cose scampagnati, queste riunioni, queste cose. Ma è un modo per divertirsi. Mammolo, per divertirsi. Ormai questa cosa è passata di moda, cose vecchie. Guarda che tutta la Sicilia è d'accordo con me nel fattore che le scampagnate ormai sono cose passate, vecchie. E qui tutti in questa sala sono d'accordo con me e dicono no alle scampagnate. Glielo diciamo insieme? 1, 2, 3. Sì! I quattro gusti, ma chi sì? Ma dove è che eravamo da fuori? Ma chi si riesce? Offro io. Ragazzi, smettetela con la solita tiritera, perché oggi non ho nemmeno un euro per un caffè. Vabbè, io ho un euro, un caffè. Pure per me un caffè. Allora, io visto che ho pure un euro, un caffè pure per me. E io? Ma se picciolo non hai caffè, non te ne pigli, non lo capisco. Ma come offro sempre io? Non farà così tanto una tainata di qui, no. E se mucca? C'è crisi. Ne arricchio solo caffè per noi, per te niente. Perché non si può campare più, perciò tu non si può campare più. Bravo, ma che devi dire, che a mia figlia avere 10 anni, poi lo diario, il diario non ci posso accattare. Per pigliare la piffista ci rette l'agenda del 2016, ora la picciolita è convinta che aveva 7 anni, è convinta. Ma che devi dire, che a mia casa si avessero a fare i lavori, eh? Ci volesse l'elettricista, ma non potevamo permettere questa sala. E mi ficie, io solo. Ora invece, quando rapo il forno, si addomò televisore. Ma che devi dire, che la mia moglie la notte senza cavolo ci vuole il suo condizionatore, non ci posso accattare per farla stare fresca, anfalo non c'ho pozia. Ma che mi stai riuscendo? Che... mi chiama l'ainata! Ma che devi dire, che non ci mancano una pare dente, avesse bisogno di un dentista, non ci posso buttare, e per intuppare i cipi tu se ci mi tic tac. Tu? Ma che te dire, che vuoi dire, volevo trovare Travaglio. Fici un curriculum per travagliare. Non avevo fotografie e ci messi chi della prima comunione. E te pi chiaro? No, perché dice che sono un eco. E che te dire, la settimana passata siamo arrivati a me suoro e voleva la carrozza chi cavate. Ragazzi, non potevamo permettere. Allora che fici? Ma mi siamo venuti o carrello la spisa e ammottiamo fino alla chiesa. Minchia, te la mente tu, ma chi devi dire che a casa non potevamo accattare i coton fiocchi e per pulizzare una ricca e ne facciamo allungare tutto l'ognuno mignone. Ma chi mi stai dicendo? Dai che? Mi chiama la innata. Aspetta, non lo capisco. I quattro gusti. Vabbè. Alcune comunicazioni di servizio. Comunicazioni di servizio: il 10 maggio faremo una bellissima serata, registreremo direttamente a Catania. Quindi amici dal Teatro Ambasciatori. Dal Teatro Ambasciatori c'è e registreremo proprio la puntata di Sicilia Cabaret. Sì, sì, che andrà in onda poi il 17 di maggio, credo. Insomma, dopo una settimana. Dopo una settimana la registrazione. Quindi per gli amici di Catania saremo lì da voi. Qui c'è il numero in sovraimpressione dove potete chiamare e una persona risponderà per voi. Oppure. Invece, per quanto riguarda il Teatro di Palermo, sono finiti i posti fino all'ultimo data. Chiunque volesse partecipare alle prove e ai laboratori che ci saranno subito dopo la trasmissione non deve fare altro che chiamare il numero in sovraimpressione. C'è un direttore che risponde, che è Sulino, e lui praticamente già sta scherzando. Direttore, come sta andando? Telefono, dobbiamo lavorare, la gente bisogna rispondere. Tra l'altro si lamentano tutti, quindi tutti. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma se io prendo 10 biglietti, date un omaggio. Sì, la caffettiera è pure rupignata a vapore, buonasera. Devi rispondere bene. La gente non lo sa, direttore. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma se vengo al teatro e grido forte, mi riprendete con le telecamere? No, pigliamo per capire e la sbattiamo fuori, buonasera. Ma non parli così a pubblico. Tutti i conti non c'è più nessuno. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma stasera ci sono poi se? No, ci sono poi se la grafa in macchina. No. Buonasera. Direttore, noi dobbiamo parlare. Facciamo partire con un po' di eleganza questa puntata. Che mi stava rompendo l'osso pezzetto! L'osso pezzetto! Ma dov'è l'osso pezzetto? Non lo so, ti giuro non lo so. Sono bella! Sono bella!
Sei un vomito dopo quello che hai detto. L'osso pezzito. L'osso spallungo un sacco matto. Prego. Sono per. Allora, le modelle parlano con voce bassa, sensuale. Sì. Dica l'osso pezzito con questa voce. Osso pezzito. Già è meglio, già. La curva più bella di una donna, sì, è il suo sorriso. Vero. Proprio per questo noi modelle, essendo continuamente braccate dai fotografi, ci prendiamo molta cura dell'igiene dentale. Brava. Ad esempio, la mia collega Nicole, sì, fa pulizia con il filo interdentale. Questo lo sì, dovremmo fare. La mia collega Jasmine fa i getti con l'idropulsore. Addirittura. Lei invece come prende cura dei suoi denti? Mi fa ziga i carisme con Zeppe. Ma con Zeppe c'ha ste proprietà. Ma non lo so. Attenzione, non lo so. Lo faccio pure io, cambio. Io odio il filo interdentale, quindi adesso passo allo Zeppe. Che doscoma! Che doscoma! Pesce che gli puoi alzare pure le pedane? Di che era? Pesce gli puoi alzare le pedane? Come? Che pesce? Omoliatto. Di che era? Di nessuno, grazie. Nessuno? Nessuno. Allora sai che faccio? Ci faccio mangiare a Tarea de Foro Ristorante. Vicky K. Un seccaneante. Adesso un po' di cultura siciliana. Ma quale cultura? Attention please, look at me. Sì. Oggi visiteremo questo bellissimo sito archeologico borbonico. Da questa la data la rappresentazione di un re che durante un momento di crisi ordinò ai sudditi di partire per cercare dei materiali pregiati tipo l'avorio. I sudditi dissero: sì re, andiamo al nord. Certo, perché si sa, al nord è più facile trovare l'avorio. Ci scusiamo per il disagio. Da questa la data la rappresentazione di alcune chiese monumentali borboniche. Da un lato vediamo il Duomo, dall'altro la Duonna. Ci scusiamo per il disagio. Dalla data di fronte a voi la rappresentazione di un re che decise di dare in sposa la figlia. Così due principi si presentarono a corte e il re indeciso disse: chi di voi due saprà suonare meglio il mio strumento preferito, cioè la lira, sposerà mia figlia. Allora i due principi cominciarono a contendersi questa lira. E tira la lira di qua, e tira la lira di là, e tira la lira là. Ci scusiamo per il disagio. Attention please, look at me. Ora l'abbiamo registrata, me lo ricordo. Ora me lo ricordo. Andiamo avanti, forza, dai, non c'è... No. Polizia, falchi! Vediale! Andiamo a vediale! Oh, ma dov'eri? Te l'hai detto 100 volte che sta pressione da lasciare il chiaraccio! In cambio, ma se non è te, non ti metti più! Vabbè, ma noi dobbiamo essere veloci. E comunque adesso vi mettete a rubare pure nei negozi di strumenti musicali. Non è vero. Ma poi tu, posso capire che da poi ti picciolo. Allora c'è il microfono che te ne ha fatto. Ma che l'altro? Mi state sbagliando. Sì, scende e controlla con lei. Ho con lei perché ho aria nell'oxoma per mo sento tutto sottaso. Ma sempre una scusa. Sapete dove possiamo trovare i spacciatori del quartiere? Ma che ne sappiamo. Mai. Sapete dove possiamo trovare quelli che rubano i motorini? Ma che dici? Devo sapere. Sapete dove posso trovare un gabinetto? Ma che tempo che voi sapete? Ma stiamo facendo una trasmissione televisiva. Va, scende e controlla. Ok, fatti controllare, ma poi sento un cavolo. Ma che cos'è? Dimmi una cosa, è assunto droghe? No. Ora vediamo, unisci le gambe, facciamo un test. Mettiti con il braccio sinistro così. Così. Alza il braccio destro. Così. Alla grande, il 75 motore a coste. Siamo in servizio. Mica sono tutti. Bravo, bravo. Che sto presentando un programma. Accoccia. O te non una baffa che prima ti faccio vedere lo lampo e poi ti faccio sentire lo scroscio. Ma scusa, yeah. Ma quelli sono i tuoni. E perché a me buffo un tappare non sono in aria. Ancora, ma lei fa le battute. Sì, perché battute. Ma la tia sta buffa, ma la dai. Dozzetto non ti ammascare. Perché? O te non una buffa che ti va a fare lo ferragoso. Perché? Perché ti faccio abbampare la faccia e fate piccare e ti tagli la ghiettara a mano. Devo fare, prendere te. Sempre con questa violenza, abbiamo finito. Forza, documenti, dai. Noi vediamo chi siete. Siamo in pieno centro, siamo. Documenti. Non ce ne va male. C'è. Lei sa dove mette il documento.
Antonino Matranga, nato a Palermo. Matranga, dimmi una cosa, ma tu l'hai fatto il militare? Sì, l'ho fatto a Taranto. Ah, a Taranto, quindi nella Marina. Nella Marina, sì. E tu facevi il militare? No, perché ho problemi con la vista. Problemi con la vista? E la sei problemi che fonti contare? Non ho altri problemi. Ho la vista, non ci vedo. Vabbè, tutto a posto, vabbè, dai. Ragazzi, comunque Matranga, la divisa della Marina bellissima, sì, tutta bianca, bene, eh. Poi tu che sei alto sicuramente si stava, sì, bene, stava bene. Ecco, me la foto, ma non male con un pacifico vuole dare la Marina. Perché? Perché pixo di bianca va a fare un pescetto che si va a fare la comune. Ma io te avevo poante! Ma schifo! Che mala ero! Ma... Capogliamo una passata a Nespa! Ma che sei te? Vai! Ciao Roma! Come è Roma? Non è Roma! Siamo a Palermo! Allora dicevo io, può essere mai che a Roma al bar chiedono mai a berra a torronato! Non è fatto! Giustamente! Ciao Palermo! Ciao! Siete pronti a rock and roll? Sì! Pronti? Sì! Pronto, pronto, aspetta, pronto, pa! Yeah. Pa! Sta venendo 5 minuti al ritorno. Ma che cosa fa? Ma era mio padre, messi c'ha invece i faruscio, mi dovevo andare a casa a mangiare a cogliere i fari. Ma che cosa? Pizza calante dove a mangiare! Vai, ma lei chi è? Io sono da Zan! Yeah! 30 anni di rock and roll! Sì! E 2 anni che vendi ghiacciolo Oxide! Che ci interessa? Che fa come avevo all'arancio? Non ne voglio ghiacciolo! Ti piace? No, ma non è che non mi piace, non lo voglio ora! Lei deve andare a operare! Io ho fatto concerti ovunque, sì, e con chiunque! Ultimamente ho fatto un concerto con Luca Carboni! Sì? A metà concerto, mentre la gente era calda, calda, mentre l'anima bolliva! Minchia, se mi sa chiovere! E che c'è da ridere? Se va gnocca i buoni non puoi mangiare tutta la casa. Ciao Roma! Ma che c'è porta? Ma che... Messaggio sociale. 11 milioni di italiani fumano. Rappresentano il 22% della nostra nazione. E ben il 13% ha iniziato a fumare prima dei 15 anni. E sappiamo benissimo che il fumo fa male. E oltre ad arricchire le casse dello Stato, impoverisce le nostre tasche. Quindi, signori, non fumiamo! Questo Bravo. È il messaggio. Bravo. Tu sei da accendere per caso. Ah, ora fumi le sigarette! Ma quelle sigarette mettono lì su cannone con finire! Ma che dai, cecca! Veramente. Il talento su questo palco lo porta solo una coppia. Una bella coppia. Lei è bellissima. È la tua amante, se non sbaglio. Lui è cornuto. Grazie per le aste. Guarda che la ballerina si è vestita come a te, timida. Non posso dirti niente, c'è mia moglie in prima fila. Signori, sul palco del Jolly abbiamo i Boda Boom! Amore, hai presente mio cugino Francesco? Il mio cugino preferito. Ecco appunto, ci ha invitato per il suo matrimonio ad agosto. Ad agosto, amo? Ci dobbiamo andare. Fa troppo caldo, lo sai, non lo sopporto. Perché? O Fedora scende, c'è mo scapparo moito. E come fai per un po' di caldino? L'ultima volta, oh zio, c'è squagliò parrocchino. È buono che dorame comunione. No, non fare il tirchio e guarda anche la busta. Vediamo. Secondo me questa è la cifra giusta. 500 euro. Buoni sono. Ma che schifo sei. Mi servono per pagare la scala. Mese. Non fare così. Resiste, sono troppi. Sono per Francesco.
Franceschino, ma che problema c'è? In effetti Franceschino, ma come minchia? Come vedete, tra uomo e donna ci sono spesso molte incomprensioni. La coppia che sta salendo su questo palco è una coppia gay che ha risolto il problema. Sono donne, non hanno in mezzo l'uomo e sono le Blue Sister! Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Buonasera. Buonasera a tutti. Io sono Paola. Io Betty. E siamo una coppia gay. Fin da quando eravamo bambini ci hanno sempre raccontato che all'interno della coppia la rompiscatola è sempre la donna. Ma quando mai? Semmai è l'uomo che rompe sempre. Dillo. Intanto noi siamo una coppia di donne e non litighiamo mai. È verissimo. Tra l'altro si sa che una donna è più dolce e più romantica. Immaginatevi due donne. Io ogni mattina le porto il caffè a letto con una bella rosa rossa. Tu? Sì. A mattina? Sì. O caffè? Picchi. Ma chi stai dicendo? Senti, io ogni mattina non solo ti porto il caffè, ti do pure il bacetto del buongiorno perché sei la mia vita. Sì, ma ancora tu l'hai caputo che con l'altro tu sia memuaite. Ha parlato la principessa? Quella che dice che la notte quando dorme nel letto non sbava. Ed è verissimo. Vero? E come che stamattina per susurri ma fa mettere i braccioli? Ma come? Stai zitta, ma chi stai dicendo? Invece tu che sei convinta che la prima volta che ti ho visto avevo occhi solo per te. Perché magari non è così. Ma quando mai ti mettessi davanti un bitticchio niente? Tu sei soltanto una cafona e sei pure cambiata. Addirittura sì, pure. Sì, peggio, perché comunque prima all'inizio almeno mi aprivi lo sportello della macchina. E non lo posso fare più. E perché? Perché per come sei, ti avessi a dare pure poi ti bagaglie. Senti, cosa stai facendo capire? La verità, ma donne non li stiamo facendo una brutta figura. Siamo qui per fare capire che due donne non litigano. Noi ci amiamo. Comunque, signori, a questo punto vi lasciamo con un messaggio. Che voi siate due uomini, due donne, un uomo e una donna, ma in realtà non ha importanza. Però ricordatevi sempre che in amore vince chi fugge. Perfetto, amore. Tu resta qua, che me ne vado io! Ma che stai dicendo? Le Blue Sister, la prima coppia gay su un palco siciliano. E adesso è arrivato il momento di passare. No, calma, si rilassa. No, ragazzi, un attimino solo, risolviamo. Stiamo facendo la trasmissione. Buonasera. Come sta? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Grazie, mi posso lamentare. Un sacco di tempo che non ci vediamo. Dove è stato? Mi bambini, ma tu vicino di un anno. Vabbè, chi ti laufa? Sono cresciuti, viso, enorme, veramente. Che si dice? Un sacco di tempo che non ci vediamo. Ce la facciamo un giro? Vabbè, facciamoci questo giro, dai. L'ho detto. Sì, facciamoci. Se te lo vuoi fare, ce la facciamo. Guida tu. Io. Vai. Accendila la macchina. senti, che fa? Ma la tieni un attimo la bidetta per metto la cintura. Va bene. Fermo, senta. Lei che cosa fa? Beve mentre guida? Guida mentre beve? Non l'ho vista fa. Io. Lei c'ha la birra in mano. Okay. Dobbiamo fare l'alcol test. Okay. So fin qui. Okay. Tutta birra in terra, carino. Tutta birra in terra. Buono ciccio. Soffi qua dentro. Ho sbagliato la mano. Soffi, se questo si gonfia lei ha bevuto. Ci si è bello inchiommato. Ma quanto ha bevuto? Ma lei ci va molto bene. Ma è veramente bravo, ma c'è abituato, ma c'è professionalità. Ehi! Sto presentando una trasmissione, tu sei tutto pazzo. Io sogno pazzo, ma tu sei tutto scoppiato. Stavo dicendo, è arrivato il momento di presentare un supereroe sul palco di Sicilia Cabaret, Batman! Il Cavaliere Oscuro oggi con chi ce l'ha? Iron Man, se dannaggio me ne vivo, lo sa. Intanto è un onore averla in Sicilia e quindi ci spieghi alcune domande, cioè risponda ad alcune domande che noi ci poniamo da una vita. Perché si chiama Cavaliere Oscuro? La storia risale a quando avevo 22 anni. Okay. E la colpa è di Iron Man. È venuto a casa mia per montarmi quattro lampadine a LED, tanto io come elettricista, sa spero.
mentre lui lavorava, io stavo facendo la doccia, mi ha fatto fare un cortocircuito e quindi mi ha pallavare oscuro. Io che pensavo fosse qualcosa di più segreto. E la voce così per quale motivo? Perché me lavavo con l'acqua, agghiacciata. Senta, no, la cosa più importante. Cioè, lei prima era pieno pieno di soldi, oggi come mai non c'ha più un euro? Perché ho scoperto il calcio a scommesse e mi giocavo tutte picciole, a SNAI. Ah, così è finita? Sì, adesso campo dando da mangiare agli affamati. Ah, fa delle opere di bene. Ma quando mai ci venne un spengione per ciotte fuse? Oh, stai. Ah, per questo affamati perché sono fuso. Va bene. Comunque, visto che sono qua, vi racconterei una storia. Vai. Tanto domani vai te, Don Gen. Sono. L'altro giorno io ed Iron Man siamo andati al concerto del mio cantante preferito. E chi è? Franco Battiato. Ci stavamo divertendo, ma ad un certo punto è scoppiato un incendio e è successo un manicomio. Cioè? Iron Man ci venne su ghiozzo, gli è partito il raggio laser e spacchiò tutta la prima e la seconda fila. Si sono girati tutti, sì, per cercare il colpevole, ma il suo innuto è volato via indagando a me. No! E com'è finito? Guardi, non le dico, mi guardavano tutti schifiati. E Battiato, incazzato nero, scende lo palco e mi va teo. Lanci un messaggio. Pensi che adesso io sono stato bandito da tutti i concerti. Addio. Posso andare, sì, posso andare soltanto a quelli di Tony Colombo. Perché puoi andare a quelli di Tony Colombo? Perché Colombo è proprio se lo sonno parente. Lanci un messaggio ad Iron Man. Iron Man, se t'annaggio, piglio a sedatrice e ti chiorenza la immatura. Perché? Così, quando buttano scorreggio, noi facciamo quattro risate. Batman! Va bene, andiamo avanti, ah, andiamo avanti. Ma dici che io non preparo un babbo? Non netto, che succede? L'altra sera mia mucchina mi disse: lo sai, mi piacerebbe fare l'amore come quando eravamo giovani, ma non da sposate, da fidanzate. Ci stai come con un rugo in occhio? Dici con preservativo. Sì, ci manca pure un suppisì sopra. Ma dici che vero, ma per un babbo? Ma lei non ne può bene dire cosa, ma veramente... Si sta... È un peso, si sta spiattellando. Va bene, comunque, hai visto la truccatrice, quella che ci cura l'estetica? Sì, ma chi lei? Sì. L'estetista più brava del mondo, Chatty Woman! Chatty Woman, lascia fare a me, Chatty Woman, non tu è mai che me. Ti devi pittare le unghie, Chatty Saffirunghia! Ormai, cioè l'estetista più ambita della città. Del mondo, del mondo, del mondo, del mondo. Già sta sbagliando a parlare. Allora, io... Ho sentito molte estetiste che da quando lei comincia a parlare così si stanno un pochettino facendo un corso di dizione. Perché è la mia dizione, addizione che c'è. Niente, devo dire. Ma mi faccia capire. Intanto mi facci salutare il pubblico. Mi facci, vada. Buonasera a tutti. Come già sapete tutto il mondo, io sono l'estetista più brava del mondo. Certo. Perché pensate che solo con questa io sgrascio le pelle. Copro le imbroglie. Io non sono le imbroglie. E ci tutte. Mi ci abbagno pure il pane. Ma che schifo! Schifo! Ma che schifo! Ma che schifo! Dai! Ma la mia specialità, lo sappiamo tutti, è pittare le unghie. La dico io, pittare le unghie. Perché lei nelle unghie ci fa delle vere e proprie opere d'arte. Bravo! Vediamo che cosa ha fatto oggi. Eccolo qua. Sempre chi? La vedi questa? Chi è? Questo è il ritratto di mio zio alla sua festa di compleanno. Ma io non vedo niente. Tale non è tutto un miracolo, scopontia! Dammi venire, dai! Ma non è possibile! Dai, no! Dai, ma no, ma lo guardo, è lì! Ma è così! Ma... Attenzione, il telefono, il mio telefono squilla sempre. Soldi, perché il mio salotto è pieno di clienti. Ma clienti... Signora Chatty, mio marito c'ha i talloni screpolati. Gli ho detto di usare la pietra pomice, ma lui niente. Cosa posso fare per fargli cambiare idea? Provasse con una pietra antica. Dai, trattiamoli bene questi mariti. Ma c'entra, trattiamoli bene.
questi problemi strani. Signora Cetti, siccome ho la pelle a buccia d'arancia, cosa posso fare per conquistare gli uomini? Tranquilla, Gio, canuscia uno che va a ricotta a nasci, devi uncire, facciamo una cazzata. Ma che schifo! Ma fammi divertire un pochettino. Una volta che lei su questo palco mi viene solo schifo in mente. Io invece noto che lei ha un bello pubblico e io vorrei approfittare per diventare la più brava dell'universo. Ok, vada, si pubblicizzi. Grazie! Ora te la manna a capo. Mi sponsorizza e me ne vado che ho troppe cose da fare. Sì, okay. Vada. Ti devi piltare il mosso? Scetti sapo il te osso! Scetti Roma, la safara mia, scetti Roma. Perché non ti fidanzi con Piero Dei? Vabbè, comunque, dodicesima puntata. Sì. E devo dire, un successo incredibile, ragazzi, in tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia, ti giuro, sì, ieri sono stato nelle zone di Taormina, Ragusa, sì. La gente mi fermava per la strada e mi diceva tutta quanta... Tale! Cioè, pare preparata. Ma veramente? Talegucce! Quello che doveva fare la disinfestazione in teatro e per sparagnare non l'ha fatta più. Ma non è vera sta cosa. Tu l'hai fatta? L'ho fatta. E allora su succe che c'è fatta? Sei un succe! Buonasera! Il Mago Blip! Buonasera! Questa sera lascerò questo pubblico a bocca aperta, va bene? Quindi cominciamo a mettere le bocche così. È bellissima bocca aperta. Vabbè, allora, una bottiglia di Coca-Cola. Attenzione, signori. Sì. Tieni Minafò, bevi. Ma non c'è niente. E per forza Coca-Cola zero. Un po' facile perché mi fa l'inizio battuta, ma scolavo tutta. Cioè, ti si accatta la Coca-Cola. Ti si accatta. Convinto che facesse ridere. Invece vabbè. In realtà è una Coca-Cola trasparente. Sì. Bevi. Tutta, se la bevere tutta. Come mia, Non sono io. No, ragazzi, non sono io. Stacca sta cosa. È un telefono. Ma chi? Pronto? Ma che sono io? Pronto? Niente, hanno riattaccato i soliti porci. Cioè, ne fa fare... Cioè, avete capito? Chi tu si sta battendo tutto? Cioè, ma avete capito di quante cose ha bisogno per costruire una battuta? Vabbè, tutte tine, allora, la coca-cola, sarà a mettere l'acqua in fai una cosa, infila questo tappo dentro se ci riesce. Zitto, la magia. Ma come ci può riuscire? Zitto, la magia! Come faccio? Si può infilare? Dai, non si può infilare perché è rigido. Ok, prova, controlla pure tu la cosa. Ovviamente non... Aspetta, non toccare l'etichetta. Non toccare l'etichetta. No, perché c'è il suo... Ripara. Allora faccia il suo gioco, dai. Guardate. Guarda. Sì, un fango. Mica me. Vai, fa pure voi. Ah, ma te lo fare, va. Ci può entrare mai. Ce la fa. Una volta non ce la fa. Ma come ha fatto, Lucio? Ma grande! Bravissimo! Ma... Facciamo un applauso, bravo! Grazie. Io l'ho sempre detto, è un grande mago, il grande problema mago. Sono le battute. No, grazie! Se ne vada, se no. Fece tutto il giro scuro, mescolavo un golito, che mi veniva a fare la battuta. No, devo fare la battuta del Luciano che mi sono accusato. Assicuro non gli mancherà la battuta. No, è perché sta rottando pure io. Allora, io ogni volta che faccio questo gioco con la Coca-Cola mi gaso. No, per favore, ragazzi. No, non ci posso credere! Non ho applaudito, lui si convince. Sogno già buon! Sì, un succe! Hai capito perché mi gaso? Perché le bollicine, capito? La bollicina, tu l'hai provata. Mi gaso. Il Mago Blip! Speriamo di non vederlo più, meno male che sono le ultime puntate. Ma adesso... Allora, diciamo la verità, noi spesso evitiamo di portare su questo palco dei monologhisti perché pensiamo che i monologhi siano, come dire, lenti. Lenti per un programma televisivo, siamo un po' lenti. Sì. Però lui
Insomma, è un monologhista di appena 25 anni, perché sì, quelli che c'ha di età. Sì, effettivamente. È proprio bravo e quindi lo facciamo salire. Lui è Simone Riccobono! Grazie, 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 grazie. In Sicilia stanno spopolando questi ristoranti giapponesi dove tu paghi una quota fissa e mangi all'infinito. Infatti si chiamano All You Can Eat, che in italiano significa mangi tutto quello che puoi. Ma in siciliano diventa me fotto pura tia. Noi entriamo là dentro, ci dobbiamo prendere la qualunque. Infatti i giapponesi hanno messo una legge. Dice, ah, attenzione, se lasci qualcosa nel piatto, la paghi. Noi siciliani, che te la so che cosa hanno piatto. I giapponesi non avete caputo niente. Tu non ti scantare se te la stiamo che cosa hanno fatto, scantare se te la stiamo piatto, perché non vogliamo più. Siamo così, l'unica cosa di questo posto difficile sono queste, le bacchette. Tu arrivi lì, le trovi sul tavolo e pensi, che cosa su? Stuzzicare in tipi cavati, su. Queste servono per mangiare. Aspetta, abbiamo la forchetta zicca, un cucchiaio piglio, un cucchiaio d'utaglia, cucchissimo, come ci mangio? Mi sono guardato intorno e ho visto gente confusa. Qua saccava tipo spettino, chi usava tipo bacchetta magica, uno faceva un zucchero falato. A un certo punto mettendo una banda musicale uno diceva, ok, stiamo andando, vai, che cosa? Ma che stiamo facendo? Come si mangia? Dice, è facile. Mi prendi così e acchiappi il sushi e tu ci provi e ci riesci dopo 2 ore. E nel momento in cui l'acchiappi, nel tragitto tra il piatto e la bocca, pensi soltanto una frase. Ora care. Saccare. Appena sei arrivato ti dicono, devi abbagliare una salsa di soia. Buttare la miseria di me lo qui. Ora care. E care. E quando a te il primo pensiero non è peccato. Il primo pensiero è, ma ora chi se le pare? Dice, dai, ma che va? O paga il diavolato. Siamo così. Grazie. Loro con questi ci mangiano gli spaghetti. Come fanno se lo sanno solo loro? Io non ci riesco. Ho detto, ci porto mia nonna. Se mia nonna riesce a mangiare gli spaghetti con questi, sono io l'incapace. Ho messo davanti a mia nonna il piatto con gli spaghetti di soia. L'ho tolto le bacchette in mano. Incredibilmente, dopo 10 minuti mi sono girato. Il piatto era vuoto e mia nonna mi aveva fatto a sciaipa. Ed è grazie a questi professionisti che poi i grandi brand siciliani scelgono noi per pubblicizzarsi, e quindi gireremo uno spot su questo palco oggi di una marca di vino siciliana importantissima con 2 attori che selezioniamo. Gianni Sgracco, nice to meet you. Gabriel Sgracco, ah, Gianni Sgracco. Non si confonda, signor Matranga. Ok, io veramente... Ho fatto un film dove correvo per tutta l'America, ma a un certo punto mi facevo male una gamba. Che film è? Forrest Crump. Non so se è più cretino lei o l'amico suo che adesso entra, guarda. Non ho nessuna... Giusto. Dobbiamo subire. Mezza Italia ormai è convinta che lui sia bravo, uno che dice una parola sola. Grazie, signor Matranga, per questi complimenti. Da quella parte. E siamo qua. M'ha chiamato poco fa, ha detto Gianni Sgracchio. Davvero c'è spolto. Però già quando cerca di costruire qualche cosa mi fa più simpatia. Sì. Prima facevo muratore, prima sì. Poi ho perché cambiato. La comicità, cioè, lei sì. Vuole essere un comico? No, Gianni voglio essere. Poi non lo so se devo cambiare. E siamo qua. Oggi siamo che qui per lavorare. Lavorare. Lo so. Abbiamo una famosa marca di vino. Facciamo entrare il vino. Sì, vino, sì. Il vino, perché... Questo è vino. Sì. È di alta gradazione di questo vino. Alta gradazione. Un vino che ha quasi 20 di volume. Quasi un whisky questo vino. Sì. Questo volume. Adesso noi riempiremo questo bicchiere. Grazie. Così si muove, lo vede che è molto corposo. Lei dovrebbe dire assaggi, questo vino è pigiato con i piedi. Sì, ce la fa a dire pigiato? Pigiama? Pigiama con i piedi. Pigiato. Pigiani lo dico se vuoi. Aspettavamo cioè, tutti, neanche riesce a chiudersi le bocce. Vabbè,
Questo vino è uno sballo, deve essere la questo sua. Vino è uno sballo, sballo sì, okay, cioè. E faccio questo vino è uno sballo. Si beve, sì. Si beve, sì, come lei ha detto, assaggio, assaggiato. Non si beve, mettiamo paro. Ma sì, lo metto un attimo un pochettino, grazie, sì. Però non si beve, sì, però anche lo so, non si beve. Buonissimo. Molto forte, sì. Buonissimo, assaggi questo vino. Questo vino? Ehi, ehi! Oh, cazzo, gli dammi un coccio! Allora, mettiamo paro. Lo metta paro, sì. Questo vino è uno sballo, è poco, sì, sì. Allora, scossi. Sì, sì. Questo vino non si beve. Non si beve, non si beve. Ripeta, non si beve. Questo vino lo si beve, no? È alto di gradazione, sì, non facciamo so. Le solite no, cose. No, non lo facciamo. Questo... Assaggi, questo assaggio, vino è pigiato sì. Con i piedi. Questo vino è uno sballo. Allora, lei... No, no, beh, lo so no, lei deve vino. Levare solamente tutta sta roba. Questo vino è uno sballo. No, questo vino è uno questo sballo. Questo vino è uno sballo. Questo finito! Cazzo, mamma, se... Invece un cicchietto! È impazzito! Tanto pochettino per favore! Ma che mi piace io! Una bottiglia! Tutto me lo bevo! No, non lo deve bere! Non lo deve bere! Vedi che ci sono 20 di volume, 20, graduazione 20. Questo vino è uno sballo, sì, ce l'ho. Normale, questo vino è uno sballo. Questo vino è uno sballo. Vino tropical, fruttato alla banana. Vabbè, non si beve! Oh, cazzo, l'ha affocato! Metto paro. Questo vino è uno sbaglio, sì. Questo vino. Allora, io direi di iniziare. No, sì. Per favore, non vi ci mettete pure voi, dobbiamo girare uno spazio. La bottiglia di vino! E mi ha detto non si beve dal bicchiere, la bottiglia morisse. Ma lei si rende conto che si ubriaca. E deve essere preciso, deve... essere preciso. Io sono Gianni! Questo vino è uno sballo. Ce l'abbiamo. Pronto, mamma Gianni! Non è un telefono! È il microfono! Sono degno di te! Impazzito? No, non deve bere! Stia fermo! Facciamo la prima, dai! Questo vino è uno sballo, sì! Questo... Ehi! Stia fermo! Stia fermo! Non si beve! Lo metto lo paro. Allora, non beva. Ora, è messo paro, pure io sogno paro già. Non beva. Ancora. Questo vino è uno sballo. Stia fermo. La tengo io questa. Stai fermo. Dai! Ma grazie! Allora, mi faccio la battuta. Ringhiotta tutto. No, grazie. Okay. Allora facciamo sto spot. Allora, siamo pronti, sbaglio. Assaggi c'è. Questo vino e pigiato. È pigiato. Epidei. Tutte cose. No, allora, vai. Allora, assaggi questo vino e pigiato con i piedi. Però qualcuno forse non se lo può. Ma stia fermo, sputi questo vino! Ma cosa state facendo? Ma che fa? Ho messo paro! Questo vino è uno sballo! La chiudiamo questa cosa! Questo vino è uno sballo! Dal Tour 64! È vinto! Devo fare una puntata! Chiudiamo, vai con la prima. Allora, assaggi questo vino e pigiato con i piedi. Questo vino è uno sballo. Vino tropical, fruttato alla banana. Perché si sogna un blocco come una scimmia. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Oh, ma l'hai capito a questo? È scivolato su una buccia di banana e si è rotto braccio, gambe e bacino. Ora questo come lo prendiamo? Lo pigliamo poco. Caro te. È scivolato. Pigliamo. Sono guarito! Sì! Numero 89.722. Sono io, passo io. Ma guarda sto raccomandato, ma ti pare giusto che è passato prima di noi? Ma che raccomandato? Mai visto in faccia come sta? Ne ha più bisogno di lui che noi. Mi sa che hai ragione. Dottore, io ho un mal di testa da un mese.
Cos'è uscito dagli esami? Caro collega, no. Devo darle una brutta notizia. Le hanno cambiato il turno, non avrà giorni di riposo. Parliamo del cancro. Questo sarà il nostro anno per i nati nel mese di luglio, sarà un anno sconvolgente! Ma chi te le frega, mi sta facendo venire l'ansia! Signor Minafò, lei è molto stressato. Lei morirà. Di risate non appena vedrà il DVD di Sicilia Cabaret! Ma non mi interessa cosa devo fare per togliermi questo mal di testa! Bisogna togliere la milza. Da questo panino col formaggio ci sta malissimo. Mi sta facendo venire la tachicardia. Oh mio Dio! Cosa c'è? Mi hanno chiuso il profilo Instagram. Mi chiuso il profilo Instagram. Gli ho già detto cosa devo fare per togliermi questo mal di testa, perché ce l'ho. Le dirò la verità. Sua moglie la tradisce. Adesso basta, basta, lei mi piglia per il culo tutto il tempo e mia moglie mi tradisce, c'ho un mal di testa. Vado al dottor Strafalli, che è molto più bravo di lei. Ma guarda che c'è qua, a prendere in giro la gente che sta male. Te l'avevo detto che non ci credeva. Suo marito ha mal di testa a picchi coin a Pisa. Questo è un culo. Buongiorno! Buongiorno Pina! Scapazzate! Scapazzate! Anima cuccucella malata scegliata per fuori! Ma che capisci, mi hai separato con stupido, chi ti luava? Se mi letto tutte scapazzate e io che stavo aspettando di mangiare per le rure, ora che fa? Me le soccare, crure, me le soccare! Ogni voglio più! Dottina! Chi è? Eri sera come marito. Chi ci fu? Io sono sfortunata perché lui conosce il mio punto G. Io sono sfortunata, mio marito manco conosce il punto croce. A modernità, ah, ma bella verità. Tottina, ma rimane cosa? Ma come ci finì? Avevo un periodo con bruscaminare un nepote italiano, ma che fine fici? Non lo so. Ora ci spiega a Mimma. Grazie. Mimma! Mimma! Facciolata! Me baci sta saitani via in me, che c'è? Ma che qui fa via se sei sogna? Comunque, ora sai con veremo nepoti di Tanina, ma che fine fisce? Ma che ne saccio? Tanina, tuo nepote che fine fisce? Ma perché non ne sai niente? A ci vuole lo travaglio nella nave e poi ti aiere quando mi manca la nonna. Ah, tu vuoi un travaglio nella nave che sa quando torna? Ah, ha trovato sua moglie che gli faceva le corna! Sua moglie che ci faceva le corna, chissà su cose tinte, ah! Ma bella verità! Ma la verità, assai, dico, ora si arrepigliò! Non lo so, ora ci spio, ma che fece si arrepigliò? Boh, ma come la pigliò? Come la pigliò, ma come la pigliò? Se ne ho poi tu che valigie e se ne ho da fuori! Ah, sua moglie ci fece trovare i valigie fuori! Ah, dici che sua moglie già un co' fuori! Cui nudo e baissoniato, ah? Ma bella verità! Ora dico io, ma ora che va a fare? Appunto, ma ora che va a fare? Non lo so, ma che fa? Che fa? Ma che fa? Non lo vedi che può fare? Se voglia tutta una tacca nescina, tacca nescina! Però mi sono sbagli, se ho picciottietto, se c'ho caso no, un cinema, però a Ido non ci piacciono i film. Ah, è un casino, non ci piacciono i film, ne? Ah, dici che è gay! Picchisso suo moglie lasso, ah, ma bella verità! Comunque di Tanina che può contare sempre su di noi, eh? Giusto, di Tanina che può contare sempre sulla vicina! Tani, ma te cancia i Sasha Lin! Casci! Mimma, mimma, tu hai l'occhio fino, ah, scappa niente. Chi sei Navota? Ah, chi sei Navota? Niente nemmeno già se fici a Navota. C'è mascolo e femmine. Come si dice? Dubbe flast web. Ma dico io, ma che discorso è su? Prima si era stata la moglie, poi se ne va chi mascolo, poi se ne femmine. E noi altri facciamo, io tu sa di viet. E noi altri facciamo la bile, ah? Ma bella verità. Vamo dentro, va. Tutto è fatto!
bene, si comincia col terzo blocco, il blocco rosso. Forza! Bambini a letto, tutti coloro che sono sensibili a battute o allusioni, è meglio che cambiano canale. Esatto. C'è, ci sono altre cose in televisione? Tipo? Colpo grosso, no? Erano i miei tempi. Va bene, va bene. Cominciamo, vai. Che do schiuma! Gelato scivoloso, di chi era? Com'è il gelato scivoloso? Callippo. Buono, bello. Di chi era? Di nessuno, guarda. Nessuno? Nessuno. Allora ci vuoi tamma nonna, ci va a stare per scarigia in giro. Vicky K. Un seccaneante, va bene? Ormai la moda della Sicilia orientale è scoppiata ovunque, pure su Facebook, abbiamo già avuto ospite la scorsa puntata. Sì. La pagina si chiama Iddu e lui si chiama Giovanni Sanso. Vediamo che ci ha preparato stasera. Una bella ricettina. Allora, se non ti amato spieghiamo che la faccicina, se dai che c'è che bello pesce, c'è uno che è più spazzola così, c'è una spazzolata. E ho dato un nome, non so, ce l'avevi canna ruota, se vorrei a dare la colonna vertebra, la cosa è nasce con che è morto, no? E ho tagliamo per l'uomo, poi tagliamo a pezzo di chiatta po' salame, o e mettiamo in una ciotolina che sarà al lume, ci mettiamo un po' a questa, a così a polizziamo, no? E ce l'avamo tutta la grascia, e poi scolamo bellassissima. Oh, ci siamo fino a qua, poi pigliamo un pochino di concentrato che si è dato, un po' di uova, sale e pepe, e arriviamo e facciamo a tempo una impaissata, dai cecca, è bella impaissata di rosso, pigliamo una bustina che sta di testa, poi la lava i sovelli, e ci usavamo pure di rinza, a questo impaissato, dai cecca, bella impaissata di rosso, no? Una volta che facciamo un cemento di rosso, tagliamo un pochino l'attore, tagliamo un pochino l'attore, ci tagliamo un po' le baci pollina, quattro spicchi da che chi deve ammorire di pace di tatapiche romane, un po' di insalata scapazzata. Oh, ci siamo fino a qua. Tagliamo un peperoncino che poi c'è un pentolino che sono non so pericchio che sono all'omino, no? E poi ti mettiamo in mano un tavolo. Ci cioè, mettiamo un po' di mangiare che sto pieghi con egg e attomiamo un reattore. Date che cecca. Oh, un bello po' di gloria e uaglio. Aspetta, canziamo e ci abbassiamo un poco perché sennò saltiamo tutto in tall'aria. Ci siamo fino a qua. Oh, e poi ci mettiamo un pesce, date che cecca. Minchia è l'osso, avete visto una cosa del genere. Date che cecca, capa, è un bello pesce, capa, è con tutti i reschetti. Tutto qua, minchia bene, bene, ho ancora solo a tagliare. Oh, una volta che arrivamo, no, cioè, facciamo tutte cose, io se cuciamo e si attascoliamo tutte cose, e pensiamo a chi tu che pice manto, ci mettiamo un po' d'acqua e olio. Ah, e ho peperoncino rantù, ho peperoncino rantù e arrivamo sempre con un bello poco d'acqua, e tutti gli spezzi possibili e immaginabili. Ci mettiamo a latto che la facciamo a passi, e cerca, c'è manuto, minchia, con un fuoco che hai, tipo un attimo c'è un fuoco per tutta la cucina. Scrivete questa ricetta, 4 kg d'acqua, 2 kg di peperoncino, 6 brune d'acqua, un pesce di 7 kg, una busta di detersivo per la pezzo via, pepe, sale e amore. Condivido, vedo, cucina, ma che c'è condivido? Grazie, questo, perle, grazie perle. Giovanni, dai. Confessione. Dai, Pace bene, peccatori, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre Nino, ho peccato. Peccato, dimmi, padre Christian. Mi piace una ragazza. Mi peccato. E lo so, padre, mi sono innamorato. Ma chi stai dicendo? Noi dobbiamo rispettare il nostro abito talare. No, padre, io lascio tutto e me la sposo. Ma che te scappi, moc? Come fare te a fare il carincio, capisci? Ti giuro, suo padre che siamo figli unico. Per perdere se c'è per mare preso e trovavamo il suo piccino che già sera era amico come una scena. Ma c'è bene, figlio! Ma cambiate canale, ma che persone non sensibili! Vai, 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 adesso lezione di calma, anzi di karma con Santino, il Santone! Maestro. Maestro, come stiamo? Buongiorno! Buongiorno, sto benissimo, lei come sta? Io sto bene, devo dire che... Buongiorno. Insegnamenti sì. Mi hanno aiutato. Che c'è? No! Il denaro te consuma. Allora io pensavo... No, 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 io sono tutto consumato. Buongiorno, buonasera! No, sera buia, tenebra. Scegli sempre la luce, il giorno. Io lo so che al buio è più bello amare una donna distesa, ma con la luce ti accorgi se c'è la sorpresa. Ed è giusto. Grande maestro, grande maestro. Karma!
Cacarma. Oggi vi parlo proprio dell'importanza del denaro. Mai diventare schiavi dei soldi, sì. Però è giusto imparare a spenderli. Bravo. Per questo vi cito il passo di un grande economista. Economista. Professore. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Sì. E venne mia madre che picchiò mio padre, che alla fiera chi minchia accattò. Vai, però vieni qua a questo punto. Ehi. Karma. Mi arrabbio. Dai. Te lascio con una perla dei saggezza. Va bene. Ricordati, se c'è calore nel tuo salotto c'è ancora famiglia. Se c'è calore nella tua stanza da letto c'è ancora passione. Se c'è calore nella tua cucina c'è ancora un pollo no fui, no? Sappi che ho tutto ciò. Un consiglio a me personale. Eh? Così, fai sempre così. Che? È un consiglio a me personale, non me lo dà. Un consiglio personale? Sì. Hai ragione, perché te vado 50 euro. Ah, te stavo fottendo il piccio del pane qua. Ma proprio, stavo saltando di nuovo. No, te vedo triste. A te serve un po' di allegria, te serve una botta di vita, ecco. Questo mi dice sempre la mia ragazza. Anche alla tua ragazza serve una bella botta. Allora Era meglio di no. Va bene, continuiamo con la vera musica. La vera musica catanese. Direttamente da Catania. Ti ho portato Salvo Zaudo! Maestro, vieni qua, Madrega! Me lo vedo da qua. Ma guarda come si muove, guarda come è aggraziato. Guardalo! Come nelle feste di piazza. Stamattina mi ho svegliato, mi ho svegliato. Ho guardato, sarò svegliato gelato. Ma dai! Cambiate canale! Mi volevo divertire, lei ci aveva da pulire e mi disse lascia stare. Niente patatata. Fatti un giro in bicicletta, torna a casa tra un'oretta, capulisco tutto io. Ma dopo quando sono ritornato a pressioni sali su. Erando letto con sette cristiani, psicatanese e quattro africani, la cosa sola capì veramente. Non solo poliziasti, ma pure scopasti. Ma che cosa? Grazie maestro! Facciamo un applauso! Ti mancherò, ti piglia questo applauso! Guardi quanto l'amo da Palermo! Grazie Catania! Grazie, ci avete regalato un mito! Grazie! Salutiamo gli amici catanesi e ci scusiamo, con tutta grazie. Catania! Ma c'è bene peccatori, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, che ho peccato. Peccato. Ho rubato. Mi peccato. Ma la cosa brutta è che ho rubato dalla casa del killer numero uno della mafia, quello che spara a tutti. Che devo fare? Ma accatta tu visto tu butto funerò. Ma come? Aiuto. Per penitenza c'è per marebba fatti fotografie per abbalato. Pace bene, peccato. Va bene, andiamo avanti. Blocco rosso. Acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi. Oh! Ma ancora! Prodotto, figlio! Prodotto alla grande! Prodotto alla grande. Sta andando bene. Ma quando, succhi? Va bene, lo so che sta andando bene perché mi arrivano un sacco di denunce. Che bello! Perché ordinazioni, voglio ordinazioni. No, sono ordinazioni. Denunce. Sono. Perché non riescono a capire che questa parola, comunque in giapponese vuol dire amore, quindi non è una parola. In giapponese vuol dire amore. Tra l'altro, dico, ogni città d'Italia, le più importanti, hanno il mio ristorante lì. Tra l'altro, per trovare il ristorante non è che hai bisogno di insegne. Tu arrivi in città, chiudi gli occhi e senti oro di tutto. Ecco, senti profumi. Aroma. Bravo, a Roma succhi, a Firenze succhi. Cosa? Era tutta città, è così equivocato. Vabbè, come bravo, signor, bellissimo. Sì. Questa settimana parliamo di insalata. Insalata. Parliamo di mais, però questo prodotto da noi non va tanto bene. Come mai non va bene? Mais succhi. Che pittina c'è, signor? Ma che c'entra? Perché è fastidioso, lasci signor, perdere, fatidioso. Lasci perdere. Allora, no, tu vuoi provare il mio succhi? No, ti ringrazio. Tu vuoi provare? Ho altri gusti. No, io a te di portare succhi qua a Mila e Shiro. Mila succhi. Siamo Olli e Benji. Siete voi. Sì.
Holly e Benji. No, siamo. Non siamo. Ah, non siete voi? Non no. siamo noi. Non siete... Facci i can! Ma come ti permetti? O dico facci i can! No, lui è facci i can! No, è mio attitente facci i can! Ah. Signor! Ma perché siete... Facci con! Facci con! Ma io non ho mai visto un giapponese facci con! Ma tu non vedi mai niente, digno, devi leggere, la cultura potata! Comunque, ho sbagliato, io capisco sì. di aver sbagliato. Chiedi scusa. Sì. A nome di tutta mia azienda dico, su cara! No, 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 basta. Basta, pure basta, signor, basta. Vado via però, ristorante in Emilia Romagna, abbiamo aperto esattamente a Faenza ed è più amato dagli italiani! Ah! Va bene? Sì, come Faenza, suoghi! Allora, fanno bene, è diventato solo volgare questo. Solo questo. Volgarità. Che Gesù ci perdoni perché... No, veramente che... No. Queste parole... Non lo devi dire, non lo devi dire. Ah, l'ha saputo con l'altro. Non lo deve dire. Avete tu sapete qual è? Qual è? Con c'è più rispetto, non c'è più rispetto, me ne succede una giornata. Tipo? Questa settimana mi rapiamo un'agenzia matrimoniale per fare travagliare una parete di cucine mia. Perché? Già facciamo un primo matrimonio. Ah, sì, guarda. Sì, a me sta facendo la mia casa. Certo. Per fare suonare i campani c'è me sa mia cucina che ho un numero. Chi è? Sa mettendo campana. Ah. Sì, Pifed sa sperugliare cucina l'orefice. Chi è? Il signore degli anelli. Sì, però. L'aperitivo ci fece fare a San Daniele che hai tu copro sotto. E poi vivere pigliava un parrino che fa champagne. Chi è? Don Perignon. Ah, ma come era quello? Puoi dire dopo menzione erano tutte miache. C'era San Giuseppe che tirava spingendo la faccia a quel che. San Buca che fece mesco e si con la piscina con tutti i ruoli. San Martino scendeva di campana e si mi salterava per scottare tutto. Puoi dire Sant'Onore meschina sentesse male e mi squaglio ne mani. Cioè, giustamente. I sposi vendono ne mia tutte miache e ce l'ho i tipici quei suoi pesce, ma è sa pigliata per fin. Ma bravo. Ci se vai, sei te venne tutta la casagna e adesso che è finito partì. Bravo. Se poi la mia cucina mi fa dicendo non mazzamo, ci sto vuoi dire che voi siamo una cavallora pure io. Ma vedete, sapete qual è? Con c'è più rispetto. Ha ragione lei, lei ha ragione, io l'accompagno, scusate. Vabbè, prima di mandare la pubblicità volevo andare, volevo insomma... Casugno! Vi ho portato Piero Denze! Faccia a faccia! Faccia a faccia! Ma che te la pongo, che te la pongo! Che ti piace? Non te la fa così, te la fa così! Scooby-Doo papà! Te la pongo, pongo qua! Che schifo! Poesia! Ma io veramente ce la metto tutta, ma questo pezzo... A schifo! Un tardo sacale, non la buffa mai la testa, te faccio fare tutti i ce la metto. Ce la metto tutta per fare una bella puntata e poi lei mi arriva. Ah, ho capito. Vestito così, tascio. Aspetta, per fare vedere un movimento secchi, sì. Dici. Ondulatorio, sussultorio. Moto. È solo per oggi, annacatorio, annacatorio, annacatorio. Bravo Piero Dance! Si evolve di puntata in puntata. Sempre più schifo però. Mi evolvo. Mi evolvo. Lei si è fatto un'edizione, non c'era messa questa edizione per lei, lo sa? Lo so, ma la gente mi acclama. La gente mi acclama, la folla mi avvinghia. Solo tu non capisci, perché sei un tette... Piero Denze. Eppure con un bollino rosso ma fermo. Professore! Guarda che la parolaccia è meno rossa di come sei tu, diciamo. Un sabbio non so come. Professor Piero Denze. Sono professore, certo. Professore. Si è iscritto alla facoltà di scienze statistiche. E com'è che fa? È bello se posso annaggiare una bolletta. Ogni volta la pizzo per una. Si è iscritto per... Perché la statistica. Sogno me che tutte, sogno number one. Ciao pure chi sa ne sono insegnato. Vedo l'ora che arriva a Catania, voglio vedere se fa ridere a Catania. Se la capisco. Un tascio come lei. Tascio. Chi so? Non se lo ricordo che deve dire. Non si ha dato tempo. La memoria. Me l'hai ricordato. Allora, lira la lira di qua e tira la lira di là. Tira la lira, la lira, la là. La 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 la. La la. La. Sono lieto e... Da quella la tata... Se mi sentessi che mi inquietare a me a stasera. La memoria che è? Barcolla? Se,
Se mi fa parlare ogni volta che si ammuto, sei nata si sta pigliando tutto quello che ha detto. Sono lieto e giocondo di rimembrarle che anche questa stagione sta volgendo al termine ed il sottoscritto, pur essendo umiliato e maltrattato continuamente, ha raggiunto l'obiettivo delle 12 presenze stagionali, indi per cui fiero posso affermare che la mia stella non si eclisserà mai. Pam! Chiedi un pulata, vantaglia! Pam! Coccodeon c'è che ha fritto la teon! Troppo bella la fritta! Sogno me chi to te, sogno una bel wine! Che abbiamo stasera? Che cosa abbiamo? Insegna la... Cioè, quello deve dire tre cose e non se le ricorda, però, eh? E poi dice a me. Insegna la vita attraverso gestualità graziata e filosofica. Cioè? Esattamente. Adesso le darò una dimostrazione della mia arte, quindi mette tagnone e genuflettiti. Che vuol dire? Che vuol dire? Come sono usato? E questa coreografia è dedicata al presentatore che ogni volta sta lì tre ore a pensare e quando rapa la bocca a scafazzarà la bella. La coreografia fa esattamente così. Vediamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che vuol dire? Chio long è la pensata, chio grossa è la minchiata. Bravo Piero Danze! Un artista bello, simpatico, ma soprattutto irraggiungibile! Irraggiungibile perché? Perché non mi chiama il telefono. Ciao, cazzo! Tu cazzo a domani! Va bene, adesso siamo veramente giunti al termine. Ma che cosa fa? Pezzo lo vai bene. Ma che schifo. Ma tu non sapi, vai bene quando taglio i capelli sappuoi. No, lo so perfettamente, ma non mi fa che tanto volevo provare un pezzo lo vai bene. No, voglio provare. Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere e sono qui per rifarti il locche. Che è successo? Trovo qualche già volo si è nato. Che me ne frega. E con se vuoi parcheggiare mai. Comunque vieni qua. Ma io già ce l'ho apposto i capelli. No, ci penso io, appoggio le tue felle. Ma che devo... Caparro non pare di pick up, pare. Ma che... Tu l'hai provato mai, vero? Ma che cosa? Oggi è venuta una ragazza e mi ha detto: Christoph, voglio fare la coda. E tu gli hai risposto? Ci disse, vado a Napoli. A voglia di culo, quella. Cosa fa? Vuoi solo bene, ti capite, tu non ti preoccupare. Ma no, ma no, ma così mi no, ma è una cosa mi metti incinta il braccio. C'è la mina foto. Che? Ah, ah, una vetta schiacciata. L2 L3. Ma punto. Ma cos'hai? Un attacco! Ma ti appoggi veramente! Comunque, io già c'ho Extreme, che tutti potevi fare, capito? Amici mia su Extreme. Comunque, tu sei il preferito di mia madre. Spero. Noi a casa la chiamiamo là per regina. Perché? Aveva talmente tanto cerume, cacciculatte pomiele. Che schifo! Puoi capire, quando aveva mai de gola, fa... E su, che ci passano tutte cose. Ma non sono cose da dire in televisione. Inchivo qua sua fialetta là a casa, ma di voi. So... Allora, tu lo sai, Tony... Quando escono i carcerati dalla galera, noi cerchiamo di farli reintegrare nella società. E li mettete da... Sì, io ne ho assunto uno, un collaboratore! Ciao, secondo! No, non me l'accordo. Sì, state cazzo! No, no, ma fai capire. Ma cosa è? Te la ripongo, te la ripongo. Te la ripongo, che cos'è? Cambiate canale, qualsiasi cosa state facendo, qualsiasi tipo di persona. Ondulatorio, sussultorio, rotatorio. Volete canciare con me la fuori dei picchi chiesi? Si sta facendo i capelli? Sì. Minchia, adesso si fa i capelli nel miglior barbiere di Sicilia, cabaret. Questo. Abbatuato, Cian. Tu scuidassi quando i capelli ti tagliava tua madre con la scuola paesante. Tu scuido. Allora, si concluderà non questa qui, volta. Sì, esatto, non sono qui per parlare di miele, di mia madre e scuola paisa, ma per fare i capelli ci penso io, va bene, Piero? No, no, la stessa la macchinetta, ci penso io con chi? E per chi? Aido ci piace la spazzola. Dai, ma che vuol dire questa cosa? Siamo pronti? DJ! You've been hit by, you've been hit by, a smooth. Questo look l'abbiamo chiamato volgarità. Ma che taglio è? Suca la scrima! Io sono tutta legnata, una particolarità di questa bellissima città di Agrigento è la capra giorgentana. Esiste? Sì, esiste, si trova nella Valle dei Templi. È una capra particolare. Di solito si vedono le caprette normali, ma questa c'ha le corna proprio...
tutte belle indrizzate. Come fa esattamente la capra giurgentana? Non lo so. Beh. Ah, va, beh. Bella me. Me. Me la fa invece una capra normale? Me. La capra normale ha una tonalità più bassa, mentre la capra giurgentana già cornuta la tonalità più ganda. È una capra pavarottiana. Qualcosa di forte, tenorile. Quella giurgentana, diciamo che ha la D a posto della D. Non bela, ma dela. Bellissimo. Sta capra giurgentana, Sgarbi ha detto che non esiste. Signor Vittorio Sgarbi, esiste la capra giurgentana? Ma che minchia stai dicendo? Il mio sogno è dire c'è Sgarbi che è una crapa. Certo che esiste. Sgarbi, sei un crapone. Come si accoppia la capra giurgentana? O mascolo, via femmina. Penso che è come nome, no? Cioè... Come? Belle ninne. E io mica sogno piccolano. Bella. Ma è interessato. Sono proprio fuori del... Tunnel. Del tunnel. Del divertimento. Grazie. Arrivano le scampagnate e la cosa più degradante per il siciliano è essere definito secco. La gente pensa che tu stia morendo di fame, vuol dire tu ti iscrivi in palestra, ti alleni 4 volte a settimana, perdi 3 kg in 7 giorni, a Milano ti darebbero un premio. Fisico asciutto, meriti una medaglia. A Palermo appena ti vedono, minchia, ma si è fatto secco, ma chi stai male? Sì, perché da noi giornate di scampagnate, chi sta magro la vive male, perché quel pranzo non è un pranzo come tutti gli altri, è una sfida con la morte. A mezzogiorno sul tavolo già ci sono salumi, formaggio, olive, bruschette e minchiatelle varie. Nel frattempo già è pronta la pasta al forno della zia Mariella, dentro alla quale ci trovi di tutto, pura paista chi sai. Dice, ma chi è la paista chi sai? Rincia la paista fondo, ma zia Mariella capace che ce la mette poro. Intanto sulla griglia arriva sasizza, candy crush, sigiole, puntine, costolette di maiale, vitello, vitellina, vitellona, letti pollo, e arriva sempre uno e fa picciot, ma c'ha basta sta carne. Cioè, con quella carne tu potresti sfamare 2/3 dell'Africa, ma al siciliano viene sempre il dubbio, ammette che avessi semenzone smavo petetto, che mangiamo? Ci mangiamo la frittata con le patate, ma non avresti sta frittata di patate, rinciapa sto fino, grazie Mariella. Sì, perché là dentro c'è di tutto. Poi c'è l'altra zia invece che è fissata con l'insalata e comincia a tagliare lattuga e pomodoro, lattuga e pomodoro, lattuga e pomodoro, e fa questi zuppieroni di lattuga e pomodoro. A fine giornata gli senti dire: ma che è l'insalata, nessuno l'ha voluta? Avi 15 anni che insalata a me casa un sacca canudo! Ma lei la compra lo stesso, perché dopo tutta questa carne serve per sgrassare lo stomaco. Dopo tutta questa carne per sgrassare lo stomaco non serve l'insalata, serve l'acido muriatico. C'è tanta di quella carne che l'anno scorso, con gli avanzi della scampagnata, me cugino Mimmo si rapì una macelleria e ci campò 6 mesi. Però voglio dire una cosa, quest'anno per le scampagnate sappiate che non è necessario e indispensabile nutrirsi per forza di carne, ci sono anche degli alimenti alternativi che danno lo stesso apporto calorico, quindi basta fare delle polpette di lenticchie, hamburger di ceci, credetemi, è la stessa cosa. Che differenza c'è tra un hamburger di finocchi e un hamburger di maiale? Nessuno. Per questo vi vogliamo invitare quest'anno, anche voi, fate come noi, perché noi per le scampagnate, noi di Sicilia Cabaret, quest'anno non mangeremo carne! Tantemo primo maggio! Regno delle tue Sicilie! Sicilia Cabaret, Franca Bentieri! Ciao a tutti ragazzi, forza! Fatevi sentire le ultime puntate di questa edizione! Giorno 2 maggio! L'ultima palermitana, lascia! E poi il 17 circa su Antenna Sicilia l'ultima catanese, quindi siamo agli incontri. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, grazie
a tutti coloro